questo libro di poesie, come mai? Questo libro di poesie per me rappresenta una svolta nella mia ricerca poetica, un distacco fra un passato e il momento presente, un passato doloroso e un momento presente dove ho rimesso al suo posto la speranza. Quindi un abbandono della narrativa, dei saggi? No, assolutamente. Le due attività sono parallele e sono unite da un filo rosso, cioè la ricerca della memoria. La ricerca della memoria dell'essere nella poesia, la ricerca della memoria storica nei saggi. Perciò sono due cose ben separate, ma c'è questo filo che le unisce. Quando si mette un po' a nudo l'anima, si ha sempre un po' un certo timore, no? Di svelare qualcosa al pubblico. Questo io l'ho avuto all'inizio, le mie prime pubblicazioni. Ora devo dire la verità, no, perché mi sono resa conto con le pubblicazioni che questo è un dono che si fa agli altri, e spesso gli altri trovano negli scritti delle sfumature, delle significati che magari io non avevo nemmeno pensato. Quindi questo suo libro può diventare, parlando di doni, anche un dono di Natale. Direi proprio di sì. Può essere un invito alla speranza, tanto più pensi l'evento, io l'ho intitolato Tutto ciò che resta è dono dei poeti. Perché invece il titolo è un po' più complicato. Il titolo sì, è più complicato, ma di lune, di draghi e deserti di sale, e si inserisce molto nella mia tematica, cioè un discorso di un messaggio non extraterrestre, nel senso un messaggio cosmico, universale, di amore, in contrasto a quello che hanno realizzato gli uomini sulla Terra, sul pianeta, e un messaggio di speranza.